E questo pezzo che avete appena sentito si chiama Hopeless ed è il brano che dà il nome al nuovo album di UFO e ho il piacere di avere qui. Ciao, buongiorno. Buongiorno. So che praticamente è l'alba per voi, quando io vi invito alle 9 so che è un po' preoccupante, invece alle 9, oddio, chi si sveglia alle 9? Voi che lavorate insomma di notte, che vivete soprattutto di notte, no? Tra studi di registrazione, è tragica, lo capisco e lo comprendo, magari in TV facciamo un effetto diverso, meno male. Allora, una bella carriera alle spalle, no? Che insomma, partiamo dall'inizio. Ok. Partiamo dall'inizio. Tu hai iniziato a comporre musica, a scrivere musica da quanto tempo? Ero, diciamo, un ragazzino, c'avevo tipo... Vabbè, ho cominciato proprio ad avvicinarmi al mondo del rap a 13 anni. Poi intorno ai 16-17 anni ho cominciato a produrre basi, queste cose qui. E nel 2010 è uscito il mio primo disco ufficiale. Nel 2012 è uscito il secondo disco insieme al Nano e questo è il terzo lavoro. È il tuo terzo lavoro, insomma, hai deciso di correre da solo con questo album che si chiama Hopeless, un titolo a caso, insomma, un nome di un album a caso, no? E, tra l'altro ci sono anche tre video su YouTube, mi dicevi, di tre singoli, insomma, estratti da questo nuovo album. È stato un lavoro tanto voluto, tanto cercato. Guarda, in realtà questo lavoro è iniziato quasi 2 anni fa e ci ho lavorato su un anno, nonostante magari negli altri lavori ci ho messo molto meno tempo. Vabbè, ci tenevo innanzitutto a ringraziare il videomaker Lucky Dario, che conosci anche tu. Lucky Dario, lo salutiamo, lo vedo ormai, il suo nome lo vedo spesso, insomma questa piuma la vedo spesso, mi capita di vederla spesso, comunque che ha curato la regia dei tuoi tre video. Tra l'altro ci sono collaborazioni con altri rapper, tra cui il Nano, tra l'altro vedo, Le mie origini ad esempio, non a caso, insomma, con lui è Sgarra. E il video c'è su YouTube. E questo il video c'è su YouTube. Dove vuoi arrivare? Dove voglio arrivare? Io punto comunque a trasmettere... Una bugia, non diciamo se stronzate diplomatiche. No, però, io... dove vuoi arrivare, davvero? No, in realtà io faccio musica per sfogo, cioè quello che vivo lo metto su musica. Su musica. Quindi se arrivo da qualche parte, ben venga, altrimenti... Cioè, stai facendo quello che ti piace. Lo utilizzo come terapia, diciamo così. Ah, vedi un po', funziona, perché magari inizio a farlo anche io, non si sa mai. Funziona come terapia la musica, sempre. Sì. È un modo anche per esprimere i propri pensieri, no? Sì, no, altrimenti se non ci fosse stata la musica sarei già in carcere per qualche omicidio. Addirittura, no? Molto probabile. Addirittura, perfetto, iniziamo bene così la mattina. No, però a volte anche e soprattutto per voi, no? È un modo per sfogarvi, perché sentendo i vostri brani ci sono parole, insomma, dure, ci sono pensieri anche duri. Poi vedendovi dal vivo siete tutti un po' timidini, un po', ecco, sulle vostre, perché forse il vostro mondo è proprio il mondo che voi raccontate attraverso la musica. Guarda, in realtà la situazione è questa. Naturalmente noi abbiamo cominciato a fare questo genere musicale per strada. Certo. Quindi naturalmente in certi ambienti come le TV, le radio è difficile esprimere, no? quello che è il vostro mondo, perché effettivamente sì, vi potete un po' definire artisti di strada, soprattutto per quanto riguarda il rap, l'hip hop, è comunque un genere musicale nato, insomma, assolutamente sì, il rap comunque nasce come genere di strada. Esatto, quindi è un po' difficile per voi poi esprimere il vostro mondo, è tutto insomma da scoprire attraverso la vostra musica, attraverso Hopeless, io ve lo ricordo, è il nome dell'ultimo album di UFO. Come mai questo nome poi? Perché obiettivamente parlando... Ti senti un po' alieno. Ah, il perché di UFO? UFO, perché UFO? Guarda, sinceramente mi hanno dato 10 miliardi di definizioni appresso a questo nome, però... Quella che preferisco io è che quando comincio a fare musica comunque me ne vado fuori da questo pianeta. Ti alieni, insomma, e te ne vai altrove ed entri, come dicevamo prima, no, nel tuo mondo, nella tua dimensione. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Tra l'altro ci sono dei live imminenti?
Guarda, sicuramente il 1° maggio suoneremo da qualche parte. Naturalmente consiglio a chi è curioso, ai nostri supporter, di continuare a seguire le pagine Facebook. Ecco, diamo magari gli indirizzi Facebook, indirizzi email. Allora, Facebook è www.facebook.com/drealufo. Ok. Poi che altro? C'è un sito o basta soltanto no, Facebook? Basta Facebook, insomma, ci accontentiamo di Facebook. Allora, grazie mille a UFO, ve lo ricordo, Hopeless, mi raccomando, supportiamo i nostri talenti, rimani con me così salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori ricordando le nostre pagine Facebook stavolta, ce le abbiamo pure noi, radiobari.cult, il nostro indirizzo mail cult@radiobari.net. Vi ricordo che sulle nostre pagine Facebook, radiobari.cult, radiobari e telebari, potrete trovare entro, insomma, la giornata, brevissimo, i video delle interviste di questa mattina, quindi ci sarai anche tu, mi raccomando, vai. Perfetto. A beccarti la tua intervista. Io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Federico Semplice per la regia di Telebari, ringrazio come ogni mattina per la regia di Radio Bari, no, come ogni mattina no, come quando ci siamo lasciati, venerdì, Paolino, ringrazio Paolino Gentile, grazie anche a voi per averci seguito, grazie ancora a UFO, buona giornata a tutti, ciao. Buona giornata. Radio Bari.cult, gli incontri culturali e musicali di Radio Bari.